elezioni europee per la pace, contro la guerra e contro la Lagarde, ma dobbiamo anche dire che ci andremo contro Ursula von der Leyen e tutti quelli che la sostengono, perché Ursula von der Leyen con il nuovo patto di stabilità, che poi è quello vecchio, dice che dobbiamo ricominciare con l'austerità, cioè con il taglio del welfare, con il taglio dello Stato sociale, parallelamente con l'apertura ai privati, perché lo Stato sociale si taglia, perché qualche un altro deve prendere quei mercati che vengono artificialmente creati. Ora, io credo che noi dobbiamo offrire una idea, una visione di paese diverso. Abbiamo detto che siamo quelli che si battono per l'attuazione della Costituzione. Questo si traduce nel fatto, per evitare quella retorica di cui parlava prima Marina Boscaino stamattina a proposito di autonomia differenziata, abbiamo bisogno di chiarire il concetto. Qui non si tratta di avere una Costituzione che sta lì imbalsamata, a cui si rende omaggio, perché se no facciamo, insomma, la Chiesa Cattolica rende omaggio a Gesù Cristo e bruciava le donne come streghe. Noi abbiamo bisogno invece di una alternativa in cui sia chiaro come cambia la vita quotidiana della gente, e su questo dobbiamo costruire campagne. Dopo il salario minimo, la scala mobile, l'inflazione ci deruba, noi dobbiamo riprenderci quello che ci hanno rubato nell'ultimo trentennio. Come farlo? Beh, io credo che noi dobbiamo essere uno, unitari e aperti sui singoli temi. Noi siamo unite e uniti con tutti quelli che condividono quella lotta con noi, sia l'autonomia differenziata, sia la pace, sia qualsiasi altra cosa. Due, noi dobbiamo essere al nostro interno democratici. Qui se ne è parlato poco, ma è fondamentale quello che facciamo oggi. Lanciamo la campagna per le adesioni individuali. Se noi ci accontentiamo di essere sempre tra di noi, non andiamo da nessuna parte. E non è importante la competizione tra di noi, ma come creiamo uno spazio politico in cui intanto siamo uniti noi, ma soprattutto coinvolgiamo tanti e tante altre. Quel blocco sociale alternativo che vogliamo costruire, ma che va costruito, le adesioni individuali sono un primo passaggio e implicano un impegno da parte nostra, che le persone che aderiranno a Unione Popolare debbono poter decidere insieme a tutti noi che cosa farà Unione Popolare. Per questo Unione Popolare deve essere partecipata e democratica. E chiudo su un'ultima cosa. Noi siamo un po' come i palestinesi curdi della politica italiana, perché ci vogliono cancellare. Abbiamo resistito, abbiamo un'esigenza su cui non possiamo transigere, e su questo chiudo, con noi stessi. Noi abbiamo l'esigenza che quel livello di unità che abbiamo raggiunto in questo anno sia un'unità espansiva, abbia la capacità di fare sì che altri trovino in Unione Popolare quello spazio politico che finora non c'è stato. È uno sforzo che dobbiamo fare tutti. E chiudo su questo: noi abbiamo una battaglia tra le tante che è fondamentale, perché è irreparabile, l'autonomia differenziata. Abbiamo un portavoce che è sicuramente una delle persone più popolari e conosciute del Sud Italia. Il Sud Italia, tutti gli italiani saranno derubati dall'autonomia differenziata, ma per il Sud Italia, per il Meridione, è una pietra tombale che durerà secoli. Allora dobbiamo capirci, facciamo un'unione popolare in mezzo alla gente e diamoci la scadenza di andare in questa estate, nei prossimi mesi, in giro per tutto il Sud, non solo a fare i convegni, ma a fare i comizi contro quelli che vogliono tradire il Sud: Giorgia Meloni, Calderoni e tutti i politicanti della destra e tutti i politicanti del centro-sinistra che hanno aperto le porte all'autonomia differenziata, stravolgendo la Costituzione e il titolo quinto. Abbiamo tante idee da mettere in campo e lavoriamoci tutti quanti insieme.